Ci siamo ragazzi, ci siamo. Artem Dobik è ufficialmente il nuovo giocatore della Roma. Al Girona 35 milioni di euro, sono partiti tutti, il CEO della Roma, il direttore Ghisolfi, andati a Girona a convincere il Girona, perché il giocatore ha già sposato il progetto della Roma, e l'attaccante ucraino, che tanti definiscono come il nuovo cigno di Sarajevo, ma io ci andrei molto piano con questi paragoni. Sarà il nuovo numero 9 della Roma e dobbiamo parlare di tanti aspetti di questa trattativa. Ma più che della trattativa di cui abbiamo parlato nell'ultimo video, che è andato benissimo e vi ringrazio ragazzi, quindi continuate a sostenere il canale anche tifosi della Roma, che probabilmente finalmente si sono accorti di me e di noi, perché abbiamo parlato tanto l'anno scorso di tantissime trattative, ma la Roma non è mai andata bene su questo canale e invece da oggi in poi, dall'ultimo video in poi, spero di avere sempre più tifosi romanisti dalla nostra parte per condividere il pensiero sulla Roma e su quello che sta nascendo a Roma, perché il progetto della Roma, che non so se sarà vincente, perché adesso risponderò in questo video anche a qualche no frecciatina che ci sta anche per visioni diverse di pensiero sull'ultimo video. La Roma sta costruendo il suo futuro, che sia glorioso, vincente oppure sia un fuoco di paglia, questo io non lo so. Tanti hanno criticato la scelta dei Friedkin di investire adesso e non quando c'era Mourinho, tanti hanno messo dubbi, no, su un possibile, no, come ti posso dire, mezzucci per non accontentare Mourinho, per mandarlo via, per farlo andare via, ma ragazzi, la verità è una sola, sono dei grandi proprietari che ci hanno sempre dato modo di pensare che lo fossero. E purtroppo, ripeto, il provincialismo di molti di noi molto spesso dà tantissimi problemi a questa squadra, a questa piazza, ai giocatori, agli allenatori, ai dirigenti, ai presidenti. E questa piazza, ragazzi, è pesante perché noi pretendiamo tanto, ma nella storia abbiamo ricavato poco e siamo stati probabilmente, no, etichettati così da una lontanissima finale di Champions, Roma-Liverpool. Da lì in poi questa etichetta non si è più levata. Però dai racconti, no, di quelli che sono i tifosi romanisti di una volta, a Roma si festeggiava per il quinto e il sesto posto, poi ci siamo abituati bene a un certo periodo con Spalletti, con determinate squadre, con determinate annate, però poi il livello nostro è sempre stato quello, ripeto come ho detto nell'ultimo video, tre scudetti in 97 anni di storia, sono pochi per definirci una squadra vincente, ma quando arrivano dei proprietari con delle idee chiare che ci stanno dando e ci stanno facendo vedere soprattutto che vogliono investire nella Roma in un certo modo. Come? Perché tutti si sono scandalizzati delle grandi spese, l'udito chiacchiera, i tifosi chiacchierano, se la prendono coi Friedkin, ma con Mourinho questi giocatori non arrivavano. Non arrivavano perché gli ingaggi dei giocatori che avevamo sotto contratto erano pesanti e gli ammortamenti non riuscivamo a farli, quindi non potevamo avere soldi liquidi, cash, per poter acquistare giocatori di un certo tipo. Adesso che tanta marmaglia di gente si è levata da Roma, allora la Roma ha potuto investire perché riesce, no, con gli ammortamenti e con i vari bilanci a rientrarci. E poi spera ovviamente che questi investimenti ripaghino sul campo il valore dell'investimento. Dal comprato, l'Efe comprato, Sulè comprato e ufficializzato ieri, tra l'altro prima da Dybala e poi da un video fantastico che mi ha fatto venire la pelle d'oca e che ha fatto intravedere quella che domani sarà ufficialmente la seconda maglia della Roma, che è veramente bella secondo me, forse più bella anche della prima. E oggi sono andati, come spesso fanno, no? Quando i Friedkin, oggi non c'erano, ma quando i Friedkin o la dirigenza Friedkin prende l'aereo, porta sempre qualcosa a casa al ritorno. È stato per Mourinho, lo è stato per Dybala, lo è stato per Lukaku, lo sarà per Dobik, che aveva dato la sua parola ai giallorossi dopo la rottura definitiva della trattativa con l'Atletico. Guadagnerà 3 milioni di euro e mezzo a stagione, che sono tanti, ma non sono i 7 di Lukaku dell'anno scorso. E soprattutto è un giocatore tuo, che è maturo e che secondo me può fare benissimo a Roma. E soprattutto in un gioco che lo renderà protagonista con Dybala, con Sulè, magari con un altro esterno e poi con il terzino che completerà, no, secondo me, questa campagna acquisti, magari anche un centrale. Insomma, la Roma si è mossa con sapienza, secondo me, aveva degli obiettivi chiari in mente, ha sfruttato le occasioni e magari sfrutterà poi le occasioni per completare e puntellare la rosa. Domani, o forse anche stasera, Dobik tornerà a Roma con la dirigenza giallorossa e domani mattina metterà la firma sul contratto che lo renderà il nuovo numero 9. Tutti quelli che mi hanno scritto, alla parte che
Ragazzi, parliamoci chiaro. Dovete conoscere i giocatori, dovete conoscere le cose di cui parlate e quando fate un commento dovete essere sicuri di quello che vi dite, di quello che dite e di quello che scrivete. Allora, qualcuno mi ha scritto se l'Atletico lasciava andare via, se... Allora, non è un giocatore dell'Atletico Madrid, intanto era un giocatore del Girona che aveva detto sì all'Atletico, il Girona aveva detto sì all'Atletico, non il giocatore che appena ha sentito della Roma e il progetto che gli è stato illustrato ha deciso di venire a Roma. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto 24 gol e 7 assist, ha 27 anni, quindi sicuramente non stiamo parlando di un fenomeno, di una giovane promessa, ma è un giocatore che secondo me, messo nel contesto giusto, può fare bene. Detto ciò, come mi hanno scritto anche altri, non abbiamo vinto proprio nulla, perché noi ci aspettiamo tanto e vogliamo tanto da questa Roma. Ma io non parlo della Roma bene, dico che stanno facendo una grossa campagna acquisti, faccio i complimenti ai Friedkin perché penso che la Roma vince lo scudetto quest'anno, assolutissimamente no. La Roma si deve qualificare in Champions e secondo me sono stati fatti degli investimenti a breve e lungo termine che possono portarci tanto, 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 tanto lontano, perché la Roma sta iniziando a lavorare come tante squadre lavorano da tanti anni a questa parte. E oggi, con questa anche potenza con cui la società si è presentata in Catalogna per andare a trattare con il Girona Dobby, che è riuscito a strapparglielo per 35 milioni di euro. Queste sono le cifre che alla fine vengono fuori, quindi ha dettato legge perché aveva il sì del giocatore, ha investito e magari vediamo se le modalità di pagamento saranno quelle che sono uscite, perché il Girona chiedeva 20 milioni subito e poi pagare in tranche, no? O in rate il cartellino del giocatore, come fatto anche con la Juve per Matias Soulé, perché credo che il cartellino di Matias Soulé potrà essere pagato in 4 tranche, non so come sono suddivise. Ma è un giocatore forte, un giocatore che sta bene, un giocatore che oggi ha giocato 43 minuti e il Girona secondo me anche un po' per spaventare la Roma l'aveva messo titolare, ma la Roma aveva il sì del giocatore che voleva come Soulé solo il giallo rosso e così è stato. Dobbyk è il nuovo attaccante della Roma, un giocatore forte fisicamente, bravo tecnicamente e ripeto, queste trattative, questi investimenti e questa potenza, quando io parlo di potenza e tanti mi hanno scritto sì vabbè ma chi hanno preso, ma quante volte lo abbiamo detto delle altre squadre? Quante volte abbiamo detto il Bologna ha comprato magari quello sconosciuto che gli ha reso? Ma quante volte abbiamo detto vabbè ma l'Atalanta, vabbè ma quello, vabbè ma quell'altro? Allora quando lo facciamo noi non va bene? Invece va bene, perché Soulé, che adesso lo hanno tanto esaltato sui social e lo hanno criticato tutti e tanti pensavano sono troppi 30 milioni per Soulé, sono troppi, perché non conoscono le trattative, non leggono bene quelle che sono le trattative, non sanno com'è la modalità di pagamento e non sanno quanto prende il giocatore, non sanno come sono andate le cose, non sanno perché è stato scelto quel giocatore. Chi pensa che Soulé è il doppione di Dybala, per me non può vedere calcio, non può giocare a calcio, non può guardare le partite o quantomeno non le può commentare, perché Soulé e Dybala sono due giocatori completamente diversi. Soulé è stato il primo in percentuale per dribbling riusciti in tutta la Serie A l'anno scorso, 101, quindi più dei vari Leao, Kvara, eccetera. Dybala, che è stato il migliore della Roma, ne ha fatti 28 l'anno scorso, 28 a 101, quindi è più un giocatore di fascia, un giocatore di passo, un giocatore che ti punta, un giocatore che tira in porta, un giocatore che fa gol e che fa assist. E Dybala può ricucire quel ruolo che secondo me anche per le sue caratteristiche fisiche, atletiche e no, un infortunio che è molto frequente nel calciatore argentino, può spostarsi e avere meno compiti difensivi e più di fantasia. Quindi ragazzi, complimenti a questa società, ripeto, perché ha fatto un grande investimento, complimenti alla Roma, speriamo che Dobbyk possa essere l'attaccante giusto e adesso lo aspettiamo a Roma e mi raccomando, andatelo ad accogliere come si deve, se arriva stasera, se arriva domani, perché deve sentire tutto il calore e deve capire dove è arrivato, perché ci deve trascinare con i suoi gol, la sua fisicità, i suoi assist e il suo saper giocare a calcio. Sempre Forza Roma, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, lasciate un bel like, attivate la campanellina, condividete il video e attivate la campanellina. Domani sera torno a Roma e poi rinizieranno i video con più costanza. Ciao ragazzi, buona serata e Forza Roma!